PlayStation 4 Pro e Warzone. Eseguiamo un test, prendendo su gioca. Intanto qui sta già cominciando a fare rumore. I motori si scaldano e siamo pronti per il decollo. Il gioco si è avviato, modalità online, e questo è il rumore. Beh, direi che è venuto il momento di smontare questa console. La pensavo peggio, a dire la verità. Quindi vuol dire che la pasta termica sarà completamente andata. Polvere! Aveva proprio la pasta termica andata. Ma che roba. Vedete che si fa gialla e di conseguenza qui è tutta tutta secca. Bisogna andare a pulire, rimuoverla e cambiarla. Io quasi quasi smonterei anche questa, tanto sono tre viti, non è sporca la ventola, però già che ci siamo, smontiamo tutto, va. E difatti, eccolo qua, il barbatrucco non respirava anche, quindi non respirando si sentiva il rumore dell'aereo, va, che roba. Un tappeto all'interno della PlayStation 4. La ventola è la cosa messa meglio ora della fine. Mettiamo la pasta termica. La rimontiamo? Abbiamo fatto combaciare la scheda madre con la parte metallica in modo che anche il dissipatore dall'altro lato faccia bene aderenza. Andiamo a rimontare tutte le varie viti. Dovete ricordarvi di montare questo pezzettino qua, porca di quella puttana, che se no mi tocca rifare tutto il lavoro di nuovo. Anzi, mi tocca rifarlo. Vedevo io che c'erano due viti qua che mi guardavano. Bene, ora possiamo rimettere la pasta termica e rimontare la scheda. D'altronde, chi lavora sbaglia, chi non lavora non sbaglia mai. Questi invece sono solo da infilare, così, e questo è da tirar su questo pezzettino, così. Quindi questi non dovete scavezzarli con il cacciavite o con strumenti di precisione tipo questo. Ero ironico, non è uno strumento di precisione. Rimontata completamente, bisognerebbe prima di rimontarla in questa maniera qua testarla, ma io godo di estrema fiducia in me stesso, quindi proviamo ad accendere Warzone. Premiamo su gioca. Ora che stai andando in guerra, come sto andando in guerra? Partito. Andiamo a ascoltare il rumore. Quello che sentite, questo leggero scrocchettio, deriva dall'hard disk. Per quanto riguarda invece rumori di ventole, totalmente priva, totalmente priva.
anche questo video si è concluso, tutto è andato per il meglio, per fortuna. Spero che abbia fatto un po' di chiarezza per quanto riguarda i rumori che sentite all'interno della vostra PlayStation 4 e ci vediamo al prossimo video. A parte che mi sa che non ho neanche un'arma. Cioè, sto Cristo va in guerra senza le armi. Ho visto io che aveva la faccia da duro.